l'arrivo del Santo Padre. Che arriverà qui e passerà su questo palco dalla forma del ponte. Dalla forma del ponte a indicare questo oratorio, ponte fra la chiesa e la strada. Questa intuizione è nata 200 anni fa ai Becchi, come tutti noi meglio conosciamo, Castelnuovo Don Bosco. Lì, nel punto esatto dove nacque, oggi sorge il Tempio di Don Bosco, un luogo di spiritualità per i giovani, mentre invece nella casetta da dove vivrà dai 2 anni in poi, a 9 anni, farà il sogno che segnerà la sua vita. E adesso qualche oratorio canta anche gli auguri di buon compleanno, sembrava Don Bosco oppure qualcuno dell'oratorio, è lo spirito dell'oratorio. Tutti quanti sono predisposti, il che vuol dire che il Papa sta arrivando. Questa attesa è dovuta allo stile che ormai Papa Francesco ci ha abituato a, diciamo, come dire, a dare la precedenza alle relazioni, alle persone, per cui in realtà nessuno sa mai quanto dura un incontro con Papa Francesco, proprio perché la persona, l'incontro, il dialogo viene prima. Forse perché anche lui, come Don Bosco, pensava che questo è un modo per portare Dio agli uomini e per trascinare gli uomini a Dio. E allora siamo qua in attesa, come un arco pronto a scagliare una freccia, pronti a quando arriverà. E tutta questa, come dire, passare di tempo senza vederlo non fa che crescere e accrescere questa frenesia. Ecco, si alza un altro striscione che si vede in parte, se si è... Allora, sono i salesiani di Chieri che dicono Don Bosco nel cuore e Cerea Papa Francesco. Ecco. Ci siamo in attesa. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. E non so se si riesce a vedere, se la telecamera riesce a inquadrarla, ma c'è una squadra nella squadra all'interno del, diciamo, del primo cortile, cioè proprio dell'anfiteatro. Sono il centro di formazione professionale di Bra, che se non sbaglio ha realizzato una moto d'epoca ricostruita e credo che c'entri qualcosa Papa Francesco. Lo testimoniano una maglietta argentina e una maglietta gialla con la firma, non si capisce se di tutti i cardinali o di tutti i ragazzi, dei ragazzi, ok, dei ragazzi che diventeranno cardinali, hanno la bisogno di missioni, di vocazioni, c'è bisogno. Eccoli, siete apparsi, c'è la moto sui maxi schermi. Un applauso alla formazione professionale salesiana, un primato mondiale che viene veramente invidiato da tanti. E Cumiana forma il nome con i bambini, ma neanche un giocatore di Tetris ce l'avrebbe fatta. Guarda cosa non farebbe la creatività salesiana. Salutiamo la Svizzera qui presente, poi qualcuno cos'è, anche lì Argentina, Argentina o Grecia, non si capisce. Argentina è qua davanti, l'abbiamo vista prima. Laggiù non si capisce se è la Grecia, l'Uruguay, non so i colori. Niente. Brasile, giusto? No, sì. Oppure maglietta rubata a un calciatore, non lo so che cos'è. Maglietta, va bene. Noi, vedete, capite che ormai, ecco. L'Uruguay! Salutiamo veramente queste delegazioni di oratori venute qui apposta. Novi, salutiamo Novi! Saluti, ragazzi, qua ci va un corso però, sì. Allora salutiamo, non ce la faccio quello, sembra
non riesco. Mandate. Aspetta. Niente, non si riesce. La ringraziamo l'MGS Italia. So che c'è anche la Sicilia venuta qua in delegazione. L'oratorio Giovanni Paolo II. Borgo Manero. Ognuno grida. Terni. Pinerolo. Ragazzi, veramente. Allora, vabbè, Rebola Bianca. Rivoli Don Bosco. Da qualche. Lo staff. Guarda. Ivrea. Gravellona Doce. Stanno immolando magliette. Veramente. Allora, ragazzi, guardate che questo è un bellissimo momento, perché con la benedizione del Rettore Maggiore ci sono gli oratori salesiani, ma ci sono anche gli oratori italiani. Siete ancora divisi su due sponde, però io so che si può fare un ponte anche fra di voi, e i salesiani e i diocesani insieme per l'oratorio! Ringraziamo la FOI per aver accettato, anzi il FOI, il Forum Oratori Italiani, per aver accettato di essere qui. I salesiani sono presenti, ma con tutte le altre realtà. È veramente un momento storico. E come tutti i momenti storici, un po' d'attesa ci sta, anche un po' di ritardo, ma tanto quando c'è il Papa non c'è mai ritardo, c'è attività pastorale in corso, quindi siamo sicuri e sereni. Io vorrei approfittare per ringraziare tutte le magliette gialle, ovvero il corpo dei volontari, che senza di loro veramente questo bicentenario non era la stessa cosa. E mi permetto di fare anche un saluto e un applauso alle forze dell'ordine, alle associazioni, alle protezioni civili, ai carabinieri, alla polizia, alla gendarmeria vaticana, alle guardie svizzere, perché veramente ogni volta c'è un lavoro. Laggiù c'è Venaria! Vi ho visto, seconda parte del corteo. Sta arrivando il Santo Padre. Sta arrivando il Santo Padre. E ecco che parte del corteo viene a preparare l'arrivo come usanza, e il numero delle macchine dice che proprio ormai il Santo Padre è qui. In questo giro, che non è un tour, ma è un vero e proprio pellegrinaggio, come a unirsi in comunione spirituale con i tantissimi pellegrini, milioni oramai possiamo dirli, che in quest'anno di grazia sono venuti qui a Torino, all'ostensione della Sindone, qui a Torino, a Valdocco, qui a Torino, fino a Castelnuovo, dove Don Bosco è nato 200 anni fa. Ormai il Papa è proprio qui ed è entrato in piazza Maria Ausiliatrice! Ed è un tripudio di festa, di colori. Se Torino è stata oggi, e lo sarà anche domani, una basilica a cielo aperto, qui in piazza Maria Ausiliatrice è l'oratorio a cielo aperto. Ed è bello vedere che non ci sono solo bambini, non ci sono solo ragazzi e non ci sono solo giovani, ma insieme bambini, ragazzi, giovani e adulti, per dire che l'oratorio c'è e vuole andare incontro ad ogni giovane, come Don Bosco ci ha mostrato. L'urlo cresce perché il Santo Padre si avvicina. Ed ecco che Don Angel è sceso
dal ponte che rappresenta l'oratorio e sta per accogliere il Santo Padre. Anche lui salirà su questo ponte, simbolo dell'oratorio, per entrare in Basilica di Maria Ausiliatrice, come Don Bosco ha insegnato a invocarla. Ecco che il Papa entra nella seconda parte della piazza. Ormai lo vediamo anche qua davanti. Tutta la piazza è in grande festa. Papa Francesco, tutti gli oratori d'Italia ti ringraziano e ti accolgono. Ecco il Santo Padre che scende accompagnato dal Vescovo Monsignor Cesare Nosiglia, si ferma per salutare i giovani davanti e poi, come previsto, l'abbraccio con il decimo successore di Don Bosco, Don Angelo Artime, e con l'ispettore Don Enrico Stasi. E poi insieme su questo ponte che è l'oratorio, che dalla strada per entrare dentro la Basilica in festa, dove la famiglia salesiana lo aspetta e lo accoglie in un tripudio di festa. Ecco il Santo Padre, con il seguito entra in Basilica. Noi rimaniamo qui e adesso diamo la linea dentro la Basilica, perché seguiremo quello che dentro la Basilica succederà, per poi risalutare il Santo Padre quando uscirà al termine del saluto alla famiglia salesiana e al momento di preghiera di fronte alla tomba di Don Bosco. Accompagniamo questo momento passando al clima della preghiera, come ogni oratorio sa fare, sa vivere. E noi ci rivediamo tra poco qui per il saluto e l'accoglienza all'uscita, quando Papa Francesco ci saluterà e ci donerà una parola di bene e di riflessione.
Ave.
Santo Padre, veramente sono commosso, mi piacerebbe fare come lei, che lascia la lettera per parlare così, abbraccio con il cuore, ma devo dire cose molto precise e semplici. Perciò dico, amatissimo Padre Papa Francesco, e con profonda riconoscenza e gioia che le diamo il benvenuto nella casa di Don Bosco, ma soprattutto nella casa della Madonna Ausiliatrice. Dopo che lei qui a Torino ha contemplato l'amore sconfinato di Dio nella croce di Gesù, espresso nell'icona della Sindone, è venuto qui a Valdocco a ricordarci che Don Bosco ha voluto essere un segno di questo amore di Dio verso i giovani, anzitutto quelli poveri e abbandonati. Noi riconosciamo e crediamo veramente che San Giovanni Bosco, come dice la Chiesa, è un dono di Dio a tutta la Chiesa, affidato dalla Divina Provvidenza alla testimonianza di amore fedele e creativo della famiglia salesiana, in particolare verso il mondo giovanile. Dire Don Bosco a Torino vuol dire ricordare un prete che ha dedicato tutta la sua vita per la gioventù, la quale proveniva dalle periferie della città e dalle contrade del Piemonte, giovani poveri, senza lavoro, senza affetto, la cui fede nel Signore era spenta perché nessuno faceva loro il catechismo, dava loro la bella notizia del Vangelo. Don Bosco iniziò tutto con una Maria nella forma di un oratorio che si prolungò in istituzioni varie. Per fare questo, egli aveva un segreto da lui costantemente vissuto e affermato: accettare la vita come missione tra i giovani, datagli da Dio, quindi con totale fiducia nel suo amore, con una confidenza illimitata in Maria Ausiliatrice, con l'obbedienza alla Chiesa, in particolare nella persona del Papa. Di tutto ciò, la sua condotta di prete, sostenuta dalla passione per la salvezza delle anime, fu sempre la migliore testimonianza. Da Torino, ben presto la missione ricevuta superò i confini geografici storici. Primo, la Patagonia, tanto voluta da lei. Dopo, parte dell'America. Sempre in sintonia con il comando di Gesù di annunziare il Vangelo fino ai confini del mondo. Egli la prefigurò con i suoi sogni e la realizzò con i suoi discepoli e collaboratori. Davanti a lei, carissimo Padre, si trova una rappresentazione della famiglia salesiana, come un albero dai molti rami. I membri della congregazione salesiana, dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dei Salesiani Cooperatori, dell'Associazione di Maria Ausiliatrice, degli ex allievi e ex allieve, volontari di Don Bosco, suore missionarie di Maria Ausiliatrice, sorelle di Maria Ausiliatrice e tanti altri. E tramite me le esprimono piena docilità ai suoi insegnamenti nella cura in particolare dei giovani più poveri. Lei, Santo Padre, sa meglio di noi che parlare di Don Bosco equivale a dire passione evangelizzatrice e educativa. Il richiamo ai giovani è continuo, è bello, è benedetto da Dio. Per questo qui fuori, sulla piazza, ci sono ragazzi e ragazze che l'attendono. Ma questo è anche carico di responsabilità che richiede di fare propri i suoi scopi, il suo stile, la sua generosità. Di fronte a tanto impegno, cui ha dedicato tutte le sue energie, Don Bosco ha sempre dato una preziosa motivazione. Dio vuole la salvezza dei giovani. Dio ama ogni giovane, a partire dai più esposti al disagio umano e religioso. Come segno di questo, noi il giorno 16 agosto avremo un grande incontro per finire veramente
il bicentenario nel Colle Don Bosco. È per questo che chiediamo anche, Santo Padre, la sua benedizione per fare veramente dei giovani, giovani aperti a Gesù. E per ultimo, vi è un tradizionale canto a Don Bosco che lei stesso credo abbia sentito nella sua lingua. È il canto composto in occasione della sua beatificazione nel 1929. A per ritornello, Don Bosco ritorna tra i giovani ancora. Dopo 200 anni della sua nascita, crediamo nella grazia di una seconda nascita che lo Spirito Santo e Maria Ausiliatrice vogliono per noi. Perché i giovani attendono, i giovani hanno bisogno di Gesù. Posa la famiglia salesiana, animata oggi dalla sua presenza, rinnovare generosamente la propria vocazione ai giovani, possano la sua parola, la sua preghiera e la sua benedizione confermare questo proposito. E per ultimo, Santo Padre, dirle: la famiglia salesiana aquí presente le quiere, reza por usted y no olvidaremos la Patagonia. Gracias. Questo è un libro che questa editrice sono presente e un giornalista della Spagna ha fatto un bel libro parlando anche di lei per annunciare, è un radiofonico della Spagna che diventa bravissimo e sono qui con Angelo Esposito, Carmino che le conosce. Cari sorelle e fratelli, cara famiglia salesiana, io ho pensato tanto cosa dirvi, io ho scritto cosa io volevo dirvi, ma è troppo formale. Yeah.
E lo consegno al rettore maggiore perché lo vi faccia conoscere, lei lo invia e alla madrivone e tutte queste, a tutta la famiglia salesiana, questo rettore maggiore che ho conosciuto in un confessionale. Ma io non sono andato a confessarmi da lui, neppure lui da me, ma era il pellegrinaggio alla Madonna de Luján della gioventù e io ero confessando lì. E lui è appena arrivato in Argentina, era al mese di ottobre, questo più o meno, no? E un amico dell'ispettoria salesiana, due o tre amici erano con lui, e lui vedeva questo pellegrinaggio dei giovani che arriva a 1 milione durante 48 ore, no? Quando è uscito un penitente, si sono avvicinati, mi hanno detto il nuovo ispettore. E io ricordo che l'ho detto: ah, este es el gallego que nos viene a mandar. Questo è il gallego che viene a comandarci. Così? Poi abbiamo avuto buoni rapporti, anche in momenti brutti, abbiamo vissuto momenti brutti e anche a me sempre di lui, e la ringrazio tanto, mi ha colpito il servizio e l'umiltà, no? Ricordo una volta che si doveva fare qualcosa in una parrocchia, io ho detto: ma lei deve firmarmi questo, e con tutto mi ha firmato. Ringraziamo Dio, abbiamo un buon rapporto. Poi è venuto qui al capitolo tranquillo per tornare in Spagna, già aveva finito e lui ha fatto la trappola con lo Spirito Santo. Ma io vorrei parlarvi della mia esperienza con i salesiani. La mia famiglia era famiglia molto attaccata ai salesiani. Mio papà, appena arrivato in Argentina, è andato dai salesiani lì, la Casa Solis, la chiesa italiana, poi alla Basilica di Maria Ausiliatrice, la parrocchia di San Carlos, e ha conosciuto tanti. E mio papà subito si è affezionato a una squadra di calcio che aveva fondato un salesiano. Di quello io parlerò dopo. A 500 metri della Basilica di San Carlo, lì in quella cappellina, quel salesiano nell'anno 1908, con i ragazzi di strada, aveva fondato una squadra di calcio con i colori della Madonna, rosso e blu, ma con i ragazzi da strada, subito. Non so cosa opino, per me è la migliore squadra d'Argentina, tante volte campione, ma... E lì ha conosciuto mia mamma, che abitava a pochi metri, e sono sposati da un prete che ha seguito mio papà, me, tutta la vita. Un missionario salesiano della Patagonia, nato a Lodi, un bravo uomo, grande confessore della famiglia salesiana. Io andavo a confessarmi da lui,
del ragazzo, mi ha battezzato e poi ha guidato la mia vocazione. E nel momento di passare dal seminario alla compagnia di Gesù, è lui che mi ha guidato. Così io sono, ma sono tanto riconoscente alla famiglia salesiana per quello che hanno fatto nella mia vita. Poi la mia mamma, dopo il quinto parto, è rimasta un anno paralitica e ai tre più grandi ci hanno inviato ai collegi salesiani per un anno come interni. E lì l'ultima elementare l'ho fatto io e io ho imparato a amare la Madonna lì, no? Amare tanto la Madonna. I salesiani lì mi hanno formato alla bellezza, mi hanno formato al lavoro, mi hanno formato... E questo credo che è un carisma vostro. Hanno formato l'affettività. E quello è un cardine proprio di Don Bosco, perché con l'amore formava l'affettività e faceva maturare l'affettività dei ragazzi, no? Io ricordo i grandi confessori salesiani, misericordiosi, grandi, lì alla Basilica Maria Ausiliatrice. Sempre c'erano tanto. Ma poi è morto mio papà, è morto questo padre 2 mesi dopo che mi aveva attestato, ma io sempre andavo, mi recavo a Maria Ausiliatrice ogni 24 maggio, no? Le portavo dei fiori e pregavo la Madonna, no? È una cosa che ho ricevuto da voi, no? Ma una cosa che a me sempre mi fa pensare, ma l'affettività, io credo che Don Bosco era capace di educare l'affettività dei ragazzi, perché aveva avuto una mamma che ha educato la propria affettività, una mamma buona, carina, forte. E con tanto amore educò il suo cuore, no? E non si può capire Don Bosco senza mamma Margherita. E questo sempre non lo si può capire. E io mi domando se i salesiani oggi e le salesiane, tutta la famiglia salesiana, quando si tratta di educare una ragazza, li fanno vedere cosa faceva questa donna semplice, povera, ma come ha formato, come ha fatto crescere il cuore del figlio, no? E questo volevo sottolinearlo, no? Ma c'è un'altra cosa, no? In quel momento, fine dell'Ottocento, questa regione dell'Italia, massonica ma piena, mangiapreti, anticlericali, anche demoniaca, Torino è uno dei punti, demoniaca, ma quanti santi sono usciti? Quanti santi? Fate il conto. Il Signore ha dato una missione a queste famiglie che sono nate in quel tempo. Oggi tante cose sono migliorate,
c'è il computer, ma tante cose. Ma la situazione della gioventù è più o meno la stessa, E Don Bosco cosa ha fatto? A lavorare con i ragazzi che erano lì, senza lavoro, senza studio, sulla strada. Ha rischiato, il suo ministero. E per questo tanti hanno sparlato di lui, no? Ma ha rischiato il ministero lì. Ma dimmi, questi sono di seconda classe, non si può fare nulla, no? Oggi, con una situazione dove il 40%, qui, in Italia, il 40% dei giovani da 25 in giù sono senza lavoro. Né studiano né lavorano. Voi salesiani avete la stessa sfida che ha avuto Don Bosco. Prendere questi ragazzi, E Don Bosco cosa faceva? Lo sport. Perché lo sport ti porta a essere sociale, a una competitività sana, ti porta alla bellezza di lavorare tutti insieme. E poi l'educazione. L'educazione, ma Don Bosco non ha detto, ma questi li invieremo a che facciano l'elementare, poi il liceo classico, poi l'università, no, piccole scuole per educarli ai mestieri, quelle scuole salesiane che poi sono le scuole che non so come si dice in italiano, ma in spagnolo dicono di artes y oficios, quelle scuole dove i ragazzi imparavano un mestiere, ma oggi questi ragazzi, i salesiani, sono capaci di educarli in questi mestieri di urgenza? È una domanda che faccio. Davvero, non so come voi fate, no? Come questo. Mi faccio io la domanda. Ma in 6 mesi imparare a fare un po' l'elettricista o fare un po' di gassista, un po'? Perché sempre si rompe un rubinetto e con questo se la cavano per guadagnare un po', ma educazione, alla misura della crisi. Non pensiamo che questi ragazzi di strada, oggi come stanno lì, io penso in mia patria, che dove li conosco, possono andare subito a fare il liceo classico, il scientifico. Ma diamole qualcosa che sia fonte di lavoro piccoli, anche lavori oggi sì, domani no, perché, ma aiutare. Un'educazione d'emergenza. Credo che i ragazzi di strada oggi hanno bisogno di educazione d'emergenza. Poco tempo, ma con un mestiere pratico che possano fare qui, là, e poi si vedrà. Ma questo 40% hanno bisogno di qualcosa. La creatività salesiana deve fare, so che fa abbastanza. Prendere sulle mani queste sfide di oggi, educare, ma anche portarli alla gioia, con la gioia salesiana, che è un'altra cosa che io ho imparato, quello della gioia salesiana non lo dimentico mai. La gioia, perché tutto quello che ci ha dato il Signore è bello,
benché si stiano alle croci, ma il Signore ti ha dato cose belle. L'animazione, educazione. Facciamo, diamole di mangiare ai ragazzi di strada. Sì, è vero, con lo stomaco vuoto non si può lodare Dio, ma questo è una cosa di urgenza dal momento, ma promuoverli come? Con questa creatività di educazioni a misura della crisi. Questo è che a me viene di dirvi pensando. Cosa ha fatto questo padre, si chiamava Lorenzo Massa, che ha fondato il calcio e quella squadra del calcio nel 1908? Lo sport. Ha dato una mistica sportiva a quei ragazzi che erano sulle strade. E se oggi sono nella strada ma saranno portatori di droga o cadranno nelle dipendenze, o se tanti ragazzi si suicidano oggi, no? Di angoscia o cadono nelle depressioni, ma la gioia di una cosa che può andare avanti. Questo mi viene di dirvi, in un momento di crisi brutta, anche di antichiesa. Ma Don Bosco non ha avuto vergogna di parlare di quello che si chiama, è stato detto, i tre amori bianchi, no? Di Don Bosco. La Madonna, l'Eucaristia e il Papa. Questi tre amori, E lui non si vergognava della Madonna, perché mai si era vergognato della sua mamma. E oggi tanti, mi ricordo una cosa che mi ha fatto tanto male. Negli anni Ottanta, io ero provinciale in quel tempo, prima, 78, e sono andato in Belgio per un incontro con i benefattori dell'Università Cattolica di Cordova. E poi sono stato invitato a cena dai professori, di un matrimonio di professori cattolici, pratici, ma davvero pratici. Amavano la Chiesa e avevano 4 figli, piccolini. E a tavola loro incominciarono a parlare della situazione della Chiesa, della teologia, della cristologia, e come si deve capire Cristo. E a un certo punto disse: ma la Madonna oggi non va. Grazie a Dio noi abbiamo superato quella tappa. Ma erano buoni. E anche oggi, dalle volte, no, non fra voi, ma si trovano gente che non si vergognano della Madonna, ma non parlano della Madonna come col amore come parlava Don Bosco. Il primo amore di Don Bosco, la Madonna, e si fidava di Dio pregando alla Madonna. E rischiava tanto, Secondo amore di Don Bosco, l'Eucaristia, no? Grazie a Dio la pratica, la liturgia ben portata avanti, oggi nella famiglia salesiana si fa bene e si spiega bene e si fa entrare i ragazzi nel mistero eucaristico. Ma anche ci sono le adorazioni eucaristiche, che io vedo eucaristiche che tante volte i salesiani fanno lì, è buono questo. Il terzo amore bianco, il Papa. Perché? Perché Don Bosco amava la Chiesa,
Don Bosco amava la Madonna e Don Bosco amava la sua mamma. E a voi, donne consacrate, il mistero della donna nella Chiesa. L'amore al Papa non era l'amore soltanto a una persona, no? Era l'amore a Pietro, ma come testa della Chiesa, come rappresentante dello sposo della Chiesa. Ma dietro quell'amore bianco al Papa era l'amore alla Chiesa. Io non so come faceva Don Bosco, questo non lo so davvero, per nascondere o per spiegare certi scandali, non so come faceva, ma che faceva amare la Chiesa, sì. Ma pensate a questo collegamento, la Chiesa madre, la Madonna madre e Margherita madre. Voi formate ragazze per diventare madre, ma madre che facciano crescere le ragazze in amore alla Madonna e alla Chiesa. Quando mi domandano, ma non si deve prendere decisioni più forti sulle donne nella Chiesa? Certo. E perché non nomina una capo di castello? Ma dimmi, tu ti credi che questa è una decisione forte? Questo è un funzionalismo. La donna nella Chiesa ha lo stesso lavoro, per dirlo così, lo stesso lavoro che aveva la Madonna con gli Apostoli nella mattina di Pentecoste. E gli Apostoli senza Maria non andavano. Gesù ha voluto così. I tre amori bianchi, non dimenticare, e questo darlo, non vergognarsi di parlare della Madonna, non vergognarsi dell'Eucaristia, ma farla bene e fare entrare nel mistero eucaristico i giovani, e non vergognarsi della Santa Madre Chiesa, che poveretta deve convertirsi tutti i giorni, tutti i giorni, dal Papa in giù, tutti siamo, ma è la Santa Madre Chiesa, e di lì imparare il ruolo della donna nella Chiesa. Un'altra sfida, I tre amori bianchi di Don Bosco ci portano sempre su questa strada. Poi la fiducia in Dio. Ho detto com'era la fiducia in Dio, e lui pregava sempre Maria Ausiliatrice e andava avanti con quella fiducia. E non aveva tanti calcoli, no? La mia esperienza salesiana è quella che ho detto, quella del collegio, l'ultimo elementare, perché tutta l'educazione io l'ho fatta nelle scuole pubbliche, meno quell'anno, quella della famiglia mia attaccata ai Salesiani, a Maria Ausiliatrice, tutti i 24, a chiedere, quando incontravo un Salesiano, dammi la benedizione di Maria Ausiliatrice. In questa esperienza la ringrazio a Dio. Mi ha aiutato anche a crescere nell'affettività, educare l'affettività senza paura, senza ossessioni. Mi ha aiutato a andare avanti nella gioia, nella preghiera,
E questo credo che non è una cosa che è caduta col tempo. Il vostro carisma è di un'attualità grandissima. Guardate le strade, guardate i ragazzi, guardate le ragazze e fate decisioni, ma rischiosi, non avete paura, non avete paura, come ha fatto lui. Vi ringrazio tanto di quello che fate nella Chiesa e per la Chiesa. Vi ringrazio tanto della missionarietà, tanti salesiani nascosti in Africa, tante cose ci sono lì. Io penso ai primi tempi della Patagonia, quando le suore andavano là con l'abito di quel tempo, no? Che poverine, come facevano quelle donne? E andavano sul cavallo e sul carro e hanno evangelizzato la Patagonia, i martiri salesiani della Patagonia, Mascardi e altri, no? E non è che io abbia una ossessione per la Patagonia. Ma Don Bosco l'ha sonnata e ha inviato là. E tanto bene hanno fatto i primi salesiani là. E forse Padre Chavez si ricorda quando è venuto da noi in un incontro per la beatificazione di Seferino Namuncurá con i vescovi della commissione permanente, credo che a Aparecida è stato, sì, e per cercare dove si farebbe questa beatificazione, e c'era una proposta buona di farla a Buenos Aires, perché così tutti gli ex alunni potevano venire, no? E io mi sono opposto nella discussione, se ricorda. E ho detto, no, si deve fare a Chimpai. Da dove era? In Patagonia. In Patagonia. Ma non era una città. Cardinal Bertone, che ha fatto la beatificazione, si ricorda, era a pieno campo, ma era la realtà. E questa concretezza salesiana, e con questo voglio finire, i salesiani che non hanno questa concretezza delle cose, gli manca qualcosa. Salesiano è concreto, vede i problemi, pensa come fare e prende in mano. E alla fine ho detto con molta educazione in quel tempo, ma io come arcivescovo di Buenos Aires non darei il permesso per questo. No, ma lui ha visto bene, ha deciso bene, ha deciso bene. Ma quella Patagonia, tanto bene avete fatto voi. E su questa missionarietà, su questa concretezza, vi dico una cosa. In una delle regioni della Patagonia è stata abbandonata dai preti perché non c'erano, ma in quella parte no, non erano i salesiani che sono andati, no? E durante 15 anni sono entrati evangelisti, ma era un popolo religioso quello, isolato, la Patagonia. E loro volevano sentire la parola di Dio e andava dal pastore a sentirla, no? E si sono più o meno convertiti, no? E una signora accolta
perché i salesiani non erano sul posto, ma avevano fatto tante missioni lì, no? E una signora colta, quando è andato il nuovo parroco dopo tanti anni, ma lo ha ricevuto, era una maestra, una direttrice di scuola, lo ha ricevuto male. Ma io, signora, ma voi ci avete abbandonati, tante cose le ha detto, e alla fine l'ha fatto passare a parlare un po', e io ci vado al culto evangelista perché ho bisogno della parola di Dio, e arrangiatevi voi cattolici, ma è così, no? Su questo tono. Ma alla fine il sacerdote, bravo, ha chiesto perdono, e mentre usciva diceva, ma si fermi un po', voglio farle vedere una cosa. E sono tornato indietro, è andato in un'altra sala, sono andato in un'altra sala, ha aperto un armadio e c'era Maria Ausiliatrice lì, l'imago di Maria Ausiliatrice. Io sono evangelista adesso, ma di questa non la lascio, ma la ho nascosta perché non la veda il pastore. No. Questa è la vostra mansionarietà. Grazie tante per quello che fate in tutta la Chiesa, e quello che farei nella Patagonia. Grazie. Ave Maria, piena di grazia. Sotto un presidium confugimus, santa dei genitri, nostra deprecazione in despicia sine statibus nostri. Se da pericoli contis, liberano sempre Virgo, gloriosa e benedetta. Maria Auxilio Cristiano, benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sancti.
questo palco a forma di ponte che indica l'oratorio, ponte tra la Chiesa e la strada, tra la Chiesa e il mondo, fra la Chiesa e questa piazza che accoglie come il più grande oratorio a cielo aperto Francesco entra nell'oratorio a cielo aperto di Piazza Maria Ausiliatrice. Buon pomeriggio a voi oratoriani che siete venuti qui. E non dimenticatevi soltanto una cosa, non dimenticatevi una delle caratteristiche del vero oratoriano, della vera oratoriana, è la gioia. È la gioia. Un oratoriano con la faccia triste, con la faccia all'accetto non va. Gioia, molta gioia. E con questa gioia cercare Gesù, amare Gesù, lasciarsi cercare da Gesù per incontrare Gesù tutti i giorni. Avanti, ma sempre con la gioia. Pregate per me. Adesso vi invito a pregare la Madonna e vi darò la benedizione. Ave Maria, piena di grazia. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pregate per me. Ecco. Il Santo Padre si riavvicina alla Papa Mobile per passare ancora in mezzo all'oratorio a cielo aperto che è Piazza Maria Ausiliatrice. Lo accompagna ancora giustamente il Vescovo di Torino ed è il momento dei saluti. Tra lui Don Angel, decimo successore di Don Bosco, e Don Enrico Stasi, ispettore per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Tutto l'oratorio qui rappresentato dalla presenza della famiglia salesiana, dalla presenza del Forum degli Oratori Italiani, dalle tante persone che si sono qui messe a riflettere sul mondo degli oratori, saluta con un grandissimo applauso ed entusiasmo Papa Francesco! Tutto l'oratorio continua a vivere il suo mondo con te, Papa Francesco, e ti porge questo omaggio floreale come a dire che l'oratorio è la primavera della Chiesa. Arrivederci Papa Francesco, continueremo questa missione piena di gioia, perché non c'è oratorio senza gioia e non c'è oratorio senza comunione con la Chiesa. Un grande saluto a Papa Francesco, che ha voluto fermarsi in mezzo all'oratorio.
nasce dall'amore più grande. L'oratorio che vede insieme tutte le realtà, tutte le forze e tutte le energie, di qualunque genere, di qualunque mondo. Gli impegni di tutti, dai ragazzi per esempio della nostra Pra, che hanno fatto questa moto anche per il Papa, dagli ex allievi, che indicano che un po' quello che ricevi può essere continuato anche dopo, dai volontari, dagli educatori, da tutti i consacrati, don, suore, che religiosi e religiose che danno la vita ogni giorno per gli oratori, da tutte le persone di buona volontà che in qualche modo cercano di riuscire a dare il meglio di sé per gli oratori. Grazie Papa Francesco, perché non è stato solo un momento così, ma è stato un momento di grazia per riuscire a riportare quella gioia che ha radici in cielo e non si stanca durante la fatica e che in qualche modo riesce a dare il meglio di sé. Ora, su questo palco a forma di ponte che è l'oratorio, passano un po' tutti quanti, passa anche il sindaco di Torino, passano tutti gli uomini di buona volontà. E noi vi diciamo questo, adesso per motivi di sicurezza, mentre il Santo Padre col corteo esce, lasciate libero il passaggio al centro per i giovani che correranno fino in Piazza Vittorio per l'incontro delle 6. Tutti gli altri escano da dove sono entrati. Date la precedenza ai giovani con il doppio pass che passeranno nel cordone centrale per poter correre all'incontro in Piazza Vittorio Veneto. È bellissimo che la Basilica di Maria Auxiliatrice si svuoti dal palco papale, ma che è il palco degli oratori, perché è a ponte. E non ci stuperemo di ripeterlo che un oratorio c'è, si è appoggiato al giusto edificio e si fa ponte tra chiesa e mondo. E tutta la famiglia salesiana che esce da qua è testimone di questo nuovo impegno per gli oratori.